Ultimato in Puglia il primo progetto in Italia sulla sicurezza sul lavoro nel settore della pesca, realizzato da INAIL e Osservatorio Nazionale della Pesca. Più di 6.000 addetti e il 13% della flotta e della produzione nazionale, seconda solo alla Sicilia. In Puglia la pesca rappresenta una delle principali attività economiche. Negli ultimi 3 anni INAIL e Osservatorio Nazionale della Pesca hanno realizzato nella regione il primo progetto in Italia di prevenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento di tutte le marinerie. Imbarcazioni sottoposte a verifica, visite mediche ai lavoratori che hanno risposto a questionari e partecipato a eventi formativi, individuati i principali fattori di rischio di tipo infortunistico e sulle patologie più ricorrenti, soprattutto dell'apparato muscoloscheletrico, uditivo e cardiovascolari. Aiutare i pescatori a capire l'importanza di una formazione, della sicurezza in mare, della sicurezza a bordo, di come, quali sono le attività che possono fare senza correre tanti rischi, perché la loro attività è veramente difficile, quindi prevede un'attenzione, richiede un'attenzione veramente massima. I risultati del progetto sono stati analizzati nel corso di un seminario tecnico svoltosi a Bari. Saranno utili a realizzare un adeguato protocollo di sorveglianza sanitaria per i medici competenti e linee guida per i lavoratori per comportamenti corretti a bordo.